ragazze, a quanto pare finalmente è successo quello che doveva succedere, ovvero Vittorio Feltri si è dimesso dall'ordine dei giornalisti. Vittorio Feltri, per chi non lo sapesse, è il fondatore del quotidiano Libero e attualmente ne è il direttore editoriale, cioè forse ora in questo momento non lo è più, vista la situazione. Comunque fino a qualche giorno fa era il direttore editoriale di Libero. Libero praticamente è un quotidiano che si è sempre distinto per il suo vizietto di ricorrere a titoli sensazionalistici, provocatori, per non dire oltraggiosi, e lo stesso Vittorio Feltri, ragazzi, si è molto spesso espresso in termini lesivi nei confronti, per esempio, delle minoranze, nei confronti dei meridionali, non ne parliamo, tipo per fare un esempio fresco, di recente è stato ospite a Fuori dal Coro, dove ha dedicato queste dolcissime parole proprio a noi meridionali. Vi faccio ascoltare. Molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Quindi, come potete vedere, diciamo, non è uno che le manda a dire. A me, ragazzi, l'idea di dare spazio a questo personaggio, devo dire che non mi allettava particolarmente, però l'editoriale con cui Sallusti ha annunciato la resa del suo ex collega mi ha piuttosto triggerata, mi ha piuttosto innervosita, e quindi ho deciso che vale la pena affrontare l'argomento, se non altro per discutere dei motivi per cui l'uscita di scena di Feltri, secondo me, è stata una cosa sacrosanta per l'umanità, anche perché ho visto che moltissima gente se la sta prendendo con l'ordine dei giornalisti, come se praticamente Vittorio Feltri fosse stato praticamente censurato, cosa che non sta in piedi. Adesso quindi, ragazzi, vi racconto cosa è successo esattamente a Feltri e dopodiché parleremo di questo editoriale scritto da Sallusti e pubblicato su Il Giornale, individuandone i punti critici, cioè un punto critico in particolare, punti critici, cioè una frase. Quindi, ragazzi, non mi resta che dirvi bentornati nel nostro video giornale settimanale. Dunque, il motivo ufficiale per cui Vittorio Feltri ha deciso di farsi cancellare dall'albo dei giornalisti è che si è stufato di essere processato. Nello specifico, le sue parole sono state le seguenti: mi sono stancato, mi massacrano, mi stufano, mi fanno perdere tempo e devo pagare gli avvocati, ma andassero a quel paese, non ce la faccio più, basta, fine, non cambierò idea, non torno indietro. Maria, la vedo brutta oggi con sto si è fatto la bua! Questi massacri cui Feltri fa riferimento, ragazzi, sono dovuti al tono oltraggioso del suo giornale, che nel corso del tempo gli ha attirato addosso denunce proprio come calamite, soprattutto nell'ultimo periodo in cui, come ben sappiamo, vige una certa intolleranza nei confronti del politicamente scorretto, figuriamoci nei confronti del politicamente infame, di cui Feltri per l'appunto si faceva promotore. Infatti, ragazzi, gli articoli pubblicati nel quotidiano da lui fondato sono puntualmente offensivi e umilianti nei confronti del malcapitato preso di mira in quel momento, che può essere un politico, può essere una donna, può essere una minoranza, può essere addirittura una giovane ragazza come Greta Thunberg. È come se essere offensivi non gli bastasse, cioè non fosse sufficiente, i titoli tendono a manipolare la realtà percepita dai lettori prima ancora che questi si inoltrino nella lettura dell'articolo. Tanto per farvi qualche esempio più concreto, ragazzi, ho raccolto alcune delle prime pagine più scandalose di Libero. Allora, qui la Raggi viene definita patata bollente, proprio percepisco un velino di sessismo. Comandano i terroni, questo titolo utilizza il termine maggiormente dispregiativo per indicare i meridionali. Bastardi islamici, niente meno, titolo scritto dopo l'attentato a Parigi, ma volto ad offendere i musulmani tutti, quindi generalizzando e facendo credere praticamente che il terrorismo sia uno dei comandamenti della religione islamica. Calano fatturato e PIL, ma aumentano i gay. Che c'entra? Boh, non lo sa nessuno. Un parallelismo completamente nonsense che è volto semplicemente a fare sorridere gli omofobi. Molto divertente. E infine, ragazzi, questo è quello che trovo più rivoltante, perché se la prende con una ragazzina minorenne, ovvero l'attivista ambientalista Greta Thunberg. Ve la ricordate Greta Thunberg? Thunberg. Qui Libero scrive: vieni avanti Gretina, usando questo simpaticissimo, proprio esilarante gioco di parole tra Greta e Gretina. E cretina. La rompiballe va dal Papa. Come vedete, un modo molto professionale per sintetizzare il contenuto di un articolo anch'esso di alto livello sociologico.
dopo essersi dimesso, ragazzi, Feltri ha specificato di non essere lui in prima persona a scegliere i titoli, ma nonostante ciò, quello che ne subisce tutte le conseguenze a livello giuridico e a livello sociale è proprio lui, perché essendo il fondatore di Libero viene identificato come il direttore responsabile, ma non è lui il direttore responsabile. E lui sostanzialmente dice di essersi stufato di questa cosa, ed è vero, ragazzi, questo bisogna dirlo. Effettivamente esiste una figura professionale addetta esclusivamente alla creazione di titoli, quindi Feltri potrebbe non avere davvero responsabilità alcuna a riguardo appunto dei titoli. Tuttavia, se anche Feltri non fosse minimamente responsabile dei titoli che vengono appiccicati ai suoi articoli, lo è degli articoli in sé, che a livello giornalistico peccano molto di professionalità per vari motivi, e lo è sicuramente di tutte le parole che ha pronunciato in televisione davanti a tutta Italia, e si tratta di un linguaggio e di posizioni che non differiscono moltissimo dai titoli che abbiamo appena letto. Quindi il fatto che non sia lui stesso a partorire questi titoli, a mio parere, non è sufficiente a fare di lui un giornalista migliore, e tanto più, lasciatemelo dire, una persona migliore. Ad annunciare per primo l'addio di Feltri all'albo dei giornalisti è Sallusti, direttore della testata Il Giornale, anch'essa non propriamente degna di essere ritenuta una fonte attendibile, infatti è nota per aver sfornato più volte fake news, articoli di scarsissima qualità, tipo, ragazzi, non so se vi ricordate, ma in passato ci siamo già ritrovati a parlare di due articoli di questa testata. Quello sul femminicidio di Elisa Pomarelli, che era riportato col titolo scandaloso "Il gigante buono e quell'amore non corrisposto", e quello sulle bookstagrammer, che era tipo una cozzaia di espressioni sessiste dove il livello di boomeraggine era proprio verso l'infinito e oltre. Quindi a questo giro Sallusti ha stirato un ragazzi, ha stilato un commovente editoriale in difesa di Vittorio Feltri, dipinto come una vittima della censura che si è dimessa, poverino, in nome della libertà di espressione per poter continuare a fare gratis quello che da giornalista volevano impedirgli di fare, ovvero difendere la verità. Infatti, ragazzi, voi non lo sapete, ma l'Ordine dei Giornalisti è un ministero cattivo che perseguita il ribelle Vittorio Feltri per mettergli il bavaglio e impedirgli di dire al mondo quello che tutti hanno bisogno di sapere, ma che l'Ordine dei Giornalisti non vuole assolutamente che si sappia, ovvero che Greta Thunberg è cretina. Ho trovato questo editoriale abbastanza degno di essere criticato, e a questo punto ci tengo moltissimo a commentare insieme a voi in particolare una parte, perché Sallusti sostiene che Feltri abbia mollato, cito testualmente, un attimo, per sottrarsi una volta e per tutte all'accanimento con cui da anni l'Ordine dei Giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione. E qui già ha detto una marea di fesserie. Si dà il caso che l'Ordine dei Giornalisti esista proprio affinché venga rispettata una cosa evidentemente sconosciuta a Feltri e al suo amico Sallusti, che si chiama codice deontologico del giornalismo, per il quale il giornalista è tenuto a una serie di regole che garantiscono il diritto di noi cittadini di essere informati. Tra queste abbiamo il principio che difende il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori. Questa regola, ragazzi, non è stata buttata lì così a caso. Infatti i cittadini hanno il diritto di fidarsi della stampa, essendo essa l'unico organo imparziale che funge da mediatore tra un avvenimento e, appunto, i cittadini. Poterci fidare della stampa ci garantisce la libertà di essere informati, perché tutti quanti possono raccontare fandonie e fare circolare notizie false, soprattutto oggi al tempo dei social media, però i giornali non lo possono fare. Loro siamo sicuri che siano costretti a riportare solo le notizie vere, e tutte le notizie vere, perché anche l'omissione di una singola notizia contravviene al codice etico e fa sì che intervenga l'Ordine dei Giornalisti, per cui noi, leggendo un quotidiano, bene o male ci sentiamo sicuri di starci informando adeguatamente. No. Un giornalista, proprio per garantire la circolazione libera dell'informazione, non ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione all'interno di un articolo, perché deve riportare una notizia nel modo più fedele, asciutto e distaccato possibile, assicurandosi che essa non sia filtrata da un singolo punto di vista, ovvero il suo. Quando questo non viene fatto, ragazzi, la verità sostanziale dei fatti va a farsi benedire, e con
connessa il diritto dei cittadini di essere informati a 360 gradi su un certo avvenimento. Quindi un giornalista non può riportare una notizia attraverso il suo punto di vista. Quindi il reato di opinione è un cazzo. Questa è fondamentalmente la differenza tra un blogger e un giornalista vero e proprio ed è un principio etico importantissimo. Questa regolina graziosa, oltre a promuovere la fiducia tra il lettore e la stampa, ragazzi, ha anche un'altra funzione fondamentale, ovvero quella di non manipolare l'opinione pubblica, perché proprio in virtù... Cioè, cosa succede? Allora, aspetta. Proprio in virtù della fiducia riposta dai cittadini nella stampa, essa esercita un'influenza determinante sulla società. E questo, ragazzi, è essenzialmente il motivo per cui nell'epoca dei regimi totalitari la stampa fu immediatamente sottoposta a censura e costretta a mettere in risalto le gesta del dittatore. Per esempio, in Italia i quotidiani ricevevano dal governo fascista delle circolari che si chiamavano veline, contenenti precise indicazioni su quali notizie tacere e quali invece mettere in rilievo, capito? In modo da orientare appunto l'opinione pubblica e questo ci riusciva benissimo. Quindi, essendo che un giornalista ha in mano tutto sto potere di influenzare le persone, visto che appunto le persone si fidano di lui e lo considerano la voce della verità, cioè colui che racconta la verità sostanziale dei fatti. Ciao ragazzi, scusate la voce dall'oltretomba, sono la Iris che sta montando il video. Come state? Qui fa molto caldo. Deve rispettare determinate regole affinché non vada a manipolare l'opinione di una società intera. Tra queste si deve sempre assicurare di riportare tutti i punti di vista all'interno di un articolo. Ad esempio, facciamo un esempio, tipo se si parla del MES, il giornalista non può riportare soltanto quello che ne pensa Giorgia Meloni, no, deve riportare pure le parole di Conte, pure le parole di Renzi riguardo al MES, pure le parole, non lo so, di Carlo, eccetera eccetera. Per lo stesso motivo, ragazzi, esiste una regolina in base alla quale un giornalista all'interno di un articolo non può mai dire "secondo me". Quindi questo è il fatto: un giornalista non può esprimere la propria opinione. Ok, scusate ragazzi, però praticamente c'è stato un piccolo problema tecnico. Tu che ci fai qua? Quindi in ultima istanza, ragazzi, stavo dicendo che un giornalista non può esprimere la propria opinione in senso stretto all'interno di un articolo, quindi accusare l'ordine dei giornalisti di volere limitare la libertà di opinione di Feltri testimonia quanto poco ne sappiano di codice etico del giornalismo Feltri, Sallusti e tutti quelli che sostengono la loro causa, cioè la causa di Vittorio Feltri. Oltretutto, ragazzi, mi permetto di dire che esiste una differenza non indifferente, differenza non indifferente, suona malino, tra quella che è la libertà di opinione e quello che è utilizzare la prima pagina di un quotidiano per bullizzare in modo diretto una minorenne, cioè anche questo va in conflitto col principio del codice etico di cui parlavamo prima, ovvero la tutela della persona umana, perché la tutela della persona umana deve essere limite, deve costituire un limite alla libertà di informazione e di critica del giornalista. Quindi in sostanza, ragazzi, tirando le fila del discorso, Feltri non ha mai rispettato il codice deontologico del giornalista, ha sempre lasciato trapelare liberamente la propria opinione nei suoi articoli in maniera anche sfacciata, ha abusato della fiducia riposta dai cittadini nella stampa per manipolare l'opinione pubblica attraverso mezzucci vari come le insinuazioni formulate sotto forma di battutine pungenti, ha più volte violato la tutela della persona umana ricorrendo a discriminazioni e bullismo. Quindi, cioè, in ultima istanza si è sempre comportato come un blogger e mai come un giornalista e a dirla tutta l'intero quotidiano Libero si comportava e probabilmente continuerà a comportarsi come un blog e non come una testata giornalistica seria, per cui la sua decisione di dimettersi e continuare a fare appunto il blogger piuttosto che il giornalista per me è sacrosanta, perché obiettivamente non può macchiare l'intero organo della stampa in nome della sua libertà di espressione. Ormai, ragazzi, non è un videogiornale se non appaio io all'improvviso agli abissi delle mie stanze. Un attimo che accendo la luce così mi vedete meglio.
un attimo che la spengo di nuovo. Mi sono accorta, rileggendo l'editoriale di Sallusti, che c'è un altro punto che vorrei un attimino commentare. Mi riferisco a questa frase qua. Feltri non è una voce ingabbiabile dentro regole ipocrite e convenzionali? Certo, è per questo che piace. Ogni tanto va sopra le righe? Sì, ma non più di altri, ai quali, essendo di sinistra, mai nulla viene contestato. Allora, tanto per cominciare, io detesto profondamente il giornale proprio perché non fa altro che esprimersi per insinuazioni. Premesso questo, è vero che anche le testate di sinistra non sono del tutto imparziali e obiettive come dovrebbero essere. Tanto è vero che ad oggi, per poterci ritenere davvero adeguatamente informati, dovremmo praticamente acquistare più di un giornale, cioè almeno 3-4 giornali al giorno per poter incrociare. Per fortuna è una cosa che comunque ci è consentita, visto che la maggior parte dei giornali ormai si trova online, anzi, a dire la verità, si trovano online testate, a mio parere, molto più attendibili di quelle cartacee, di quelle che si trovano in edicola, quindi non è così difficile poi andare a formarsi un'opinione completa su un determinato argomento. Per non divagare, è vero che anche i giornali di sinistra non sono esattamente questi paladini dell'informazione obiettiva, però ragazzi, è pure vero che quantomeno non decadono nelle offese, nelle umiliazioni, nel bullismo, nel sessismo, eccetera eccetera. Quindi è per questo che alla fine della fiera non finiscono mai nell'occhio del ciclone, per utilizzare un'espressione propriamente giornalistica, quantomeno usata molto spesso dai giornali. Feltri invece non soltanto si è sempre burlato di questa regola dell'informazione obiettiva, e non soltanto lo ha sempre fatto in maniera molto più sfacciata rispetto ad altre testate, ma va proprio a prendere a testate il codice etico in una maniera che non è difendibile in alcun modo. Perché se tu mi scrivi la Raggi alla patata bollente e che schifo gli islamici e che schifo i terroni, cioè capite bene che già saresti comunque abbastanza biasimevole se tu non fossi un giornalista, figuriamoci se ti metti ad abusare del tuo giornale per scrivere articoli di questo tipo. E anche quando appari nelle trasmissioni televisive tipo Fuori dal coro con dietro la scritta Libero, non puoi permetterti di pronunciare certe frasi discriminanti con la scusa della libertà di opinione, perché è chiaro che vai a danneggiare l'immagine proprio del giornalismo, che comunque deve mantenere una certa rispettabilità, perché appunto deve ispirare sempre fiducia a tutti i lettori e non soltanto, cioè, a quelli del nord, nel senso. Un giornale non serve a sfogare le tue frustrazioni, un giornale non ti serve per esprimere le tue opinioni, capito? Un giornale ti serve per informare le persone circa i fatti che accadono nel mondo in maniera obiettiva e completa. Se non lo vuoi fare, ripeto, fatti il blogger e non se ne parla più. A questo punto, ragazzi, cosa cambierà? Una beata minchia! Cioè, l'informazione si è salvata da questa piaga umana qual è Vittorio Feltri? Ebbene, ragazzi, secondo me questa è sicuramente stata una grande vittoria per l'informazione, che non poteva rimanere indifferente di fronte a un giornalista che continuava ad oltraggiare il suo codice etico, però, ahimè, io non credo che ci libereremo tanto facilmente di questo personaggio, anzi sono abbastanza sicura che a questo punto si incattivirà ancora di più, proprio perché non deve più temere provvedimenti disciplinari di alcun tipo. Siamo nel 2020, quindi lo spazio per scrivere non gli mancherà di sicuro, tra social network, apparizioni in televisione, gli stessi giornali in cui potrà continuare a esprimersi, tra l'altro libero dalle catene del codice deontologico, e per di più continuerà ad avere un grosso seguito, e anzi, ragazzi, abituiamoci all'idea che avrà su di esso, cioè su questo seguito, un'influenza superiore rispetto a quella di prima, perché praticamente passerà ai loro occhi come una vittima della censura, perché purtroppo non tutti hanno ben chiari i limiti cui è sottoposto un giornalista e i motivi per cui esistono determinati limiti, perciò molti arriveranno a ritenerlo addirittura una fonte ancora più attendibile della stampa, proprio perché ha avuto l'eroico coraggio di rinunciare ai propri privilegi di giornalista, tra cui lo stipendio, per continuare a difendere la libertà di espressione, niente meno che gratuitamente. Il quotidiano Libero, secondo me, rimarrà tale e quale a quello che conosciamo e che abbiamo visto fino ad oggi, anche se io ottimisticamente mi auguro che questo avvenimento funga da monito per i giornalisti che ci lavorano. Ovviamente non parlo di un monito all'autocensura, ma un monito ad essere più fedeli all'informazione che alla propria opinione, perché alla fine della fiera questo significa tutelare il diritto all'informazione di tutti noi, e chi dice il contrario, cioè chi dice che bisogna tutelare il
diritto del giornalista di esprimere il proprio punto di vista, il proprio parere all'interno dei suoi articoli, o è in malafede o è proprio ignorante in materia. Questo, ragazzi, è quello che ne penso io. Naturalmente il mio punto di vista lascia il tempo che trova, essendo l'opinione di una meridionale inferiore, quindi ditemi cosa ne pensate voi. Io vi ricordo che ci vedremo sicuramente lunedì prossimo con un nuovo videogiornale e che è probabile invece che non riuscirò a caricare nient'altro per questa settimana. Probabile, però non sicuro al 1000 per 1000. Vediamo che cosa riesco a fare, io farò del mio meglio. Detto ciò, ragazzi, per oggi è tutto, a voi la linea.